La Isidur è nata nel 1985, eravamo già, diciamo, figli d'arte, abbiamo aperto la ditta per fare una gamma di strumenti diversi da quelli che facevano già. Praticamente la nostra ditta si occupa di fisci da dire perché sono strumenti un po' particolari che si vendono solo nel settore. Sono, diciamo, strumenti di misura, servono per vedere che gli oggetti che la gente usa funzionino bene. Per esempio nell'automobile bisogna temperare i pezzi, devono essere duri. E come fa a vedere se sono stati fatti duri o no? Con un durometro che uno dice: ma come funziona? Serve, insomma, anche quello lì. E un altro, i treni, quando ogni tanto volano fuori perché si spaccano le molle di sospensione, perché? Perché le molle hanno ceduto, perché hanno avuto i loro problemi. E come fa a vedere se le molle vanno bene o no? Bisogna prendere un pro molle che va a controllare le molle. Per quello che diciamo, la crisi non l'abbiamo, perché se va in crisi un settore, ne abbiamo un altro che sopperisce. Adesso stiamo facendo una macchina per il controllo delle ruote foniche dell'ABS per vedere se il sensore dell'ABS funziona bene o meno. Poi dobbiamo fare una macchina a pesi diretti in collaborazione con l'università, non si applica nel settore, segue i sintomi e soprattutto segue quello che dicono i clienti e pian piano le cose vengono da sole.